Violenza inaudita e caos, con i pazienti impauriti e le infermiere in lacrime, peraltro in uno dei reparti più delicati dell'ospedale. Nelle scorse ore, un gruppo di 40 persone di etnia Roma ha letteralmente assediato l'unità operativa di oncologia del Santo Spirito di Pescara, lanciando in aria tavoli, sedie e oggetti, rivolgendo ingiurie e minacce al personale sanitario. Tutto è scaturito dopo che un loro congiunto e amico, ammalato gravemente, era venuto a mancare proprio in quelle ore. I 40 hanno superato la vigilanza e creato il panico. Per fermarli sono dovuti intervenire i poliziotti della squadra volante della questura di Pescara e i carabinieri. Condanno fermamente questo odioso atto di violenza. Le parole del direttore generale dell'ASL di Pescara, Vero Michitelli, i nostri operatori, medici, infermieri e operatori sociosanitari si dedicano quotidianamente alla cura dei pazienti con la massima professionalità e umanità. Vedere il loro impegno la loro dedizione così brutalmente disprezzati mi riempie di sdegno e indignazione una ferita profonda per l'intera comunità ospedaliera il manager ha ringraziato poi le forze dell'ordine intervenute e chiesto alla procura della repubblica alla prefettura alla questura di porre in essere tutte le azioni tese a garantire la sicurezza di coloro che lavorano nell'azienda e per tutelare il diritto alla salute di ogni cittadino sul caso è in corso un'indagine